Siete nuovamente collegati, gentili amici telespettatori, con lo stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Va in onda il secondo tempo dell'incontro di calcio calcistica Spinella Borgo Grecanico. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi legge le formazioni che sono in campo. Quelle del primo tempo, calcistica Manti, Sergi, Crea, Giuseppe Iamonte, Nelo, Scaramuzzino, Marrari, Borruto, Serraino, Lori e Squillaci. A disposizione del mister Nunzio Manti, Falduto, Meduri, Tripodi, Pangallo, Asni, Barbato e Surfaro. Borgo Grecanico risponde con Bagania, Cimarosa, Angherone, Carlo Romeo, Manganaro, Zerbi, Iachino, Pangallo, Bertone, Paolo Iamonte e Laganà. A disposizione del mister Antonio Cormaci, Manuel Romeo, Russo, Sclavari, Britti, Costantino, Calafor e Mercurio. In apertura della ripresa abbiamo visto un tentativo del Borgo Grecanico, a dimostrazione che pur sempre una squadra sempre viva è pronta a tentare la via della rete. Il gioco è fermo, c'è un calcio piazzato a favore della formazione di casa, poker di reti, 4-0, tripletta di Lori e gol di Squillaci. L'arbitro ha assegnato un calcio piazzato a favore della formazione di casa. Arrivano i saltatori, grappolo i uomini in aria, solito schema. L'arbitro, il signor Isaac Momir della sezione di Reggio Calabria, sorveglia, parte il lancio, fa buona guardia a Zerbi in compagnia di Cimarosa e poi sparacchia in avanti, ma recupera il centrocampo, si aiuta come può Zerbi, si libera di un paio di avversari, non del terzo che gli soffia il pallone, cerca di organizzare la fonte del proprio gioco ora con Nelo, scodella di destro in avanti, intercetta il solito Zerbi, uno dei migliori se non il migliore della formazione borghigiana. Ma non è facile fare breccia in questa difesa, la difesa del Borgo Grecanico è sicuramente più perforabile, almeno fino a questo momento non è stata proprio una difesa costruita sulla roccia, anzi. Tre minuti e 30 nella ripresa, sempre 4-0, tripletta di Lori e gol di Squillaci. Calcio piazzato per la formazione di casa, si diceva della difesa, quella della calcistica costruita sopra la roccia, cadde la pioggia, straribarono i fiumi, soffiarono i venti ed essi si abbatterono su quella casa, ma essa non crollò perché era fondata sopra la roccia. A differenza di quella borghigiana, cadde la pioggia, straripararono i fiumi, soffiarono i venti ed essi si abbatterono su quella casa ed essa crollò perché era fondata sopra la sabbia. Lascia sfilare a bordo campo Zerbi, uno dei migliori, come abbiamo detto nel corso del precedente flash.
un golletto lo ha tentato in tutte le maniere possibili e immaginabili la formazione ospite. Intanto arrivano le prime sostituzioni, stanno per entrare in campo Costantino e Calafor. Abbandona il terreno di gioco Iachino. Ed anche Carlo Romeo, prime sostituzioni nelle file del Borgo Grecanico, tenta tutte le carte mister Antonio Cormaci. Partita finita quando arbitro fischiato. Sei minuti e 30 secondi nel secondo tempo, 4-0 per la calcistica Spinella, un bottino consistente. Si diceva di Antonio Cormaci, uno che ha vinto tantissimo, come il buon pastore sa raccogliere la pecorella smarrita. Si dipende il Borgo Grecanico e si rifugia in fallo laterale. Sembra una partita tra Tom e Jerry. Fa quel che può la formazione borghigiana. ...4-0... poker servito in tavola, anzi sul tavolo. Borgo Grecanico che ha tentato la via della rete in diverse circostanze. Sembrava quasi un duello tra Willy Coyote e Bip Bip. Borgo Grecanico che spinge in avanti con Cimarosa. Ha già recuperato il centrocampo locale. Unica nota stonata che non scrosciano gli applausi a scena aperta, come quando alla Scala di Milano va in onda la Traviata o il Rigoletto, ma palo, e c'è un altro palo colpito, quindi è il terzo legno dopo quello, dopo i due colpiti nel primo tempo, quindi 4 reti e 3 pali la dicono tutta sulla legittimità del successo della formazione di casa. 4-0, tripletta di Lore e gol di Squillaci. Intesa perfetta tra i due, come quella tra Sandokan e Yanes de Gomera, o tra Mandrek e Lothar, per non dire tra Topolino e Pippo. Borgo Grecanico. Yeah.
finalmente scrocciano gli applausi al Maro Simone. Non sappiamo se siano applausi ironici e sardonici. Borgo Greganico in avanti, palla che arriva dalle parti di Mangalaro, anticipato Lori, fa buona guardia Zerbi, si libera di un paio di avversari, slalom, un terzo, e l'arbitro però assegna la punizione alla formazione di casa. E il golletto piccolo così non arriva per la formazione del Borgo Grecanico, ci vogliono i cani molecolari o di Sant'Uberto, se non il metal detector o il navigatore satellitare. Tutto facile invece per la formazione di casa, che sta vincendo 4-0, ha colpito per 3 volte i legni della porta, difesa da Bagania. Ancora Mangalaro, va in slalom Chapeau e red carpet per lo scatenato Lori, autore di una tripletta. Risultato già in ghiacciaia, 4-0, ma dobbiamo anche sottolineare la generosità della formazione del Borgo Grecanico, che ha tentato la via della rete in diverse circostanze. Ci sono dei movimenti sulla panchina del Borgo Grecanico e tra qualche istante farà il suo ingresso sul terreno di gioco con il numero 13, Russo. Non viene concesso il corner come invocava Lori, insaziabile goleador, ingordo come i veri goleador di razza che non si accontentano mai. Entra con il numero 13 Russo al posto di Cimarrosa. Quindi sono entrati Russo, Costantino e Calafor al posto di Cimarrosa, Romeo e Iachino. C'è spazio per tutti secondo lo stile di mister Antonio Cormaci. Va a strappare l'applauso Bagania, che poi scaraventa in avanti. C'è uno strano passaggio all'indietro. Si avventura in un dribbling e viene applaudito
dai supporter, dai fan, dai Warriors assiepati sulle scalinate del Saverio Spinella. Un modulo tattico perfetto, quello collaudato da mister Nunzio Manti. Direttore d'orchestra come Riccardo Muti e Claudio Abbado, ma gli studenti sono bravi, senza aver frequentato Cambridge, Harvard, Oxford o la Sorbonne e perfino l'Università Cattolica o la Bocconi di Milano, se non la Sapienza di Roma. Studenti diligenti che hanno ottenuto grande profitto, 4-0, tripletta di Lori e gol di Squillaci. Palla che spiove in area. C'è un tiro che si spegne tra le braccia di Manti. Tripletta preziosa, quella segnata da Lori, il bomber. Preziosa come la giada della Birmania, se non la giada cinese, sicuramente quanto uno smeraldo della Colombia, un rubino dello Sri Lanka o un topazio del Brasile e perfino un zaffiro della Cambogia. Intanto ci sono dei movimenti sulla panchina del Borgo Grecanico, sta per fare il suo ingresso sul terreno di gioco con il numero 14 Sclapari. Al posto di Pangallo, anzi di, eppure è Cimarosa. ...18 minuti nel secondo tempo, sta per entrare Calafor Ilie Alexandru. Paperissima, ci sta tutta. Quando le maglie sono perfettamente uguali. Distinte soltanto da questa casacca verde. Si sono accese le luci artificiali al Saverio Spinella di Merito Porto Salvo, da un pezzo sono scese le ombre della sera, la visibilità non è ottimale. Zerbi. Si libera di 1-2-3 avversari, Filotto, di un quarto, di un quinto, di un sesto. Il porto!
invocavano la concessione del calcio di rigore quelli del Borgo Grecanico, non è dello stesso avviso l'arbitro, che risponde come Rhett Butler in Via col Vento a Rossella O'Hara, con la celeberrima frase: francamente me ne infischio. Cascatore di professione, in cerca di una statuetta d'oro ad Hollywood. Non è una partita a champagne con le bollicine per Vescente e Frezzante, ma pur sempre una partita gradevole giocata dai giovanissimi. Siamo nel campionato, campionato provinciale di Reggio Calabria, categoria giovanissimi, appunto, girone B. E arriva il gol della domenica. Scrosciano gli applausi quando va in scena la Turandot, 5-0. Super poker o full. Non è facile individuare il numero sotto quella casacca, scarpette rosse. E siamo sul 5-0. Proviamo ad assegnare questo gol al centroattacco Serraino e poi magari prendiamo un'altra papera. 22-20 nel secondo tempo. Borgo Grecanico che ce l'ha messa tutta, generosamente proiettato in avanti alla ricerca del gol della bandiera. Ira, rabbia e collera che ribollono come il magma sotto i campi flegrei a Pozzuoli, se non nello Yellowstone. Squadra che freme e scalpita come un Mustang nel corral. Grossa occasione fallita ora per segnare almeno il gol della bandiera. Grossa, grossissima, irripetibile occasione capitata sui piedi dell'attacco borghigiano. La reazione c'è stata tutta da parte del Borgo Grecanico. Non servono gli spinaci di braccio di ferro quando deve affrontare Brutus. Ci prova ancora il Borgo Grecanico con questo lancio in avanti, entra in area, arriva un difensore locale, scaraventa il pallone in fallo laterale. Si diceva dell'arbitro affatto malleabile, duttile e dolce, morbido e soffice come lo volevano i giocatori. Buon samaritano che porge l'altra guancia, cedevole, accomodante e disponibile. Invece fino a questo momento non ha sbagliato quasi niente. Ci ha provato ora il Borgo Grecanico con un tiro dalla media distanza scoccato dai 20-25 metri che ha chiamato Manti a una parata non difficile.
Intanto si sono spente le mischie furibonde, le battaglie, i combattimenti, i conflitti e i duelli. Se non zufferrisse, l'anticiclone delle Azzorre ha sortito l'effetto giusto, le squadre hanno preso la camomilla della nonna e sono tranquille e placide. I minuti scorrono, siamo al 25esimo e 36. Intanto c'è un'altra sostituzione, aspettiamo un attimino a prendere il solito granchio, se non un abbaglio, una leggenda metropolitana, perché ci sono sì tre giocatori con la maglia rossa, ma non sappiamo a quale squadra appartengono, perché tutte e 22 o tutte e 30, 36 hanno la maglia rossa, perché di questi che però hanno i pantaloncini e i calzettoni blu e quindi dovrebbero appartenere alla calcistica Spinella. Sono il numero 14, 15 e 18. Quindi dovrebbe trattarsi di Pangallo, Tripodi e Surfaro. È uscito anche Serraino, l'autore dell'ultimo gol, almeno glielo assegniamo a lui con la speranza di non aver preso un'altra papera, tanto per cambiare. E abbandona il mezzo sinistro, eroe del giorno, autore di una tripletta, Lori. Salutato con una scrosciante salva di applausi a scena aperta. Abbandona il terreno di gioco l'eroe del giorno, Lori, autore di una tripletta, di cui due su calcio di rigore, ottavo e 36esimo, e fra i due calci di rigore al 29esimo la terza rete segnata da Lori. Aveva aperto le marcature Squillaci al terzo del primo tempo, ha chiuso la cinquina Serraino al 22esimo della ripresa. Si sgancia ora la formazione di casa alla ricerca del gol numero 6. Subisce fallo. A parere dell'arbitro il signor Isaac Momir, pare di nazionalità egiziana, della sezione di Locri, pardon, di Reggio Calabria. E il Borgo Cregano si accinge a battere questo calcio piazzato non lontano dalla linea mediana, grappolo di uomini in aria, 21 giocatori, arrivano i saltatori, parte il cross, tutto da dimenticare, un tiraccio sbilenco, sbaglia mira e bersaglio. Ha già ripreso il gioco la formazione di casa e siamo ormai alla mezz'ora, 5 minuti a disposizione ancora per la formazione del Borgo Cricanico per segnare almeno il gol della bandiera.
lo meriterebbe per quello che ha espresso nell'arco della gara. Punizione per il Borgo, già battuta, palla in avanti, non ci sono attaccanti ma solo difensori della calcistica Spinella. Cerca di andarsene sul settore sinistro uno dei nuovi entrati, si tratta di Surfaro. Palla in fallo laterale. Trentunesimo della ripresa, sempre 5-0. Tripletta di Lori e gol di Squillace e Serraino. La calcistica Spinella ha legittimato il successo con due traverse, un palo e qualche altra occasione da rete fallita davanti a Bagania. Si giocano gli ultimi scampoli di gara sotto i riflettori del Saverio Spinella. E c'è un'ammonizione, ma anche l'arbitro dovrebbe, si accende una mischia tanto per cambiare, se ne avvertiva la mancanza proprio ora che siamo in chiusura di gara. Ormai si attende solo il fischio di chiusura del match. 32 rotti secondi nella ripresa, 5-0 per la calcistica. E il signor Momir convoca la panchina per l'ingresso di un nuovo pallone. Due minuti, poco più, poco meno, alla fine del match. Calcistica Spinella 5, Borgo Grecanico 0. Tripletta di Lori e gol di Squillaci e Serraino. 21 giocatori sono nella metà campo della calcistica Spinella e la formazione di Cormaci che tenterà di segnare il gol della bandiera. Zerbi, ancora Zerbi, affrontato rudemente da un paio di avversari, finisce col perdere palla ma conquista anche una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo. 34esimo della ripresa, 5-0 per la calcistica. Finisce a terra un giocatore del Borgo Grecanico, invoca la concessione di un calcio piazzato, non è dello stesso avviso l'arbitro che si limita a concedere solamente una rimessa laterale. All'altezza della bandierina. Conquista un calcio d'angolo. Trentaquattro e quindici nella ripresa, poco meno di un minuto salvo il recupero. Parte il cross, pallone finisce in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo.
Intanto mister Cormaci manda in campo con il numero 18 Mercurio. Abbandona il terreno di gioco Laganà. Ultimo giro. Poco più, poco meno. Un minuto alla fine del match. Calcistica in avanti, intercetta la difesa, se ne va il solito Zerbi in serpentina, si libera 2, 3, 4 avversari. Purtroppo la sua è una vox clamantis in deserto. Sicuramente un elemento di talento. Con il numero 6 si accende una mischia, non ne vale la pena, il match è finito e l'arbitro ripone il cartellino nella custodia. Serpentina si libera di 2, 3, 4 avversari, non del quinto che lo stende. Ecco il momento di questo, il motivo di questo calcio piazzato. Si attende ormai il triplice fischio di chiusura dell'arbitro, il signor Momir, Isaac Momir della sezione di Reggio Calabria. Il match si chiude con il solito tema, e cioè tutto il Borgo Grecanico in avanti alla ricerca del gol della bandiera. Potrebbe essere questa l'ultima opportunità per la formazione del Borgo Grecanico di segnare almeno il gol della bandiera. Sulla linea di battuta manca a dirlo il solito Zerbi con il numero 6 sulla schiena, il migliore in campo dopo Lori. Breve distanza, breve rincorsa, breve tempo. Abbastanza per battere questo calcio piazzato. Tiro, brivido, lungo la schiena della difesa della calcistica Spinella, ha sfiorato la marcatura, avete visto anche in questa circostanza una foglia morta alla Mariolino Corso, che ha fatto la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Abbiamo già detto tutto sufficientemente nel corso di questa telecronaca. In campo ha dominato la formazione di casa con 5 reti all'attivo e 3 pali, 2 traverse e un palo e qualche altra occasione a rete. Per contro il Borgo Grecanico le ha tentate tutte, sia nel primo tempo che nel secondo. Avrebbe meritato sicuramente, a nostro avviso, più di una rete. Questa è la nostra opinione, naturalmente non pretendiamo che venga spacciata per verità. Rete che non è arrivata, 5-0 dunque.
Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio, a risentirci fra qualche minuto dagli spogliatoi per le interviste a bordo campo. Linea a Bruno Taverna. Siamo con mister Antonio Cormaci, un allenatore che, come abbiamo detto nel corso della telecronaca, ha vinto parecchio dalle parti di Bagalati, Melito, Saline e via discorrendo. Oggi è, diciamo, allenatore e dirigente anche del Borgo Grecanico. A lui il microfono per un commento su questa partita. È difficile commentare una partita, cioè non voglio parlare dell'arbitro perché era la prima esperienza, purtroppo ci ha danneggiato in almeno 3 gol, quindi magari si sarebbero divertiti più i ragazzi, avremmo visto una partita vera di calcio, perché una partita vera di calcio bisogna avere 2 squadre e un arbitro all'altezza. Purtroppo sto ragazzo nemmeno italiano, parla poco l'italiano, ha la prima esperienza assoluta, noi non siamo stati bravi onestamente nemmeno ad aiutarlo, però ha fatto degli errori grossolani, purtroppo l'ha fatto sempre a danno nostro, ci siamo ritrovati sul 3-0 avendo realmente subito solo un gol, perché il rigore l'attaccante allora è incespicato sulla palla, il terzo gol hanno fatto un netto fuorigioco, quindi è chiaro, mi dispiace per i ragazzi che hanno dato tutto, ci tenevano a fare bella figura. Fino all'ultimo avete tentato la via della rete con scarsa fortuna. Sì, diciamo che poi è più difficile trovarsi sotto di parecchi gol, è difficile pure fare un passaggio, poi abbiamo a che fare poi con dei ragazzi di 12-13 anni, quindi sai, se i ragazzi sono bravissimi ad esaltarsi, ma sono anche facilmente si lasciano andare, quindi è chiaro che dopo la prima partita all'esordio abbiamo battuto il record 12-0, può essere pure questo ha influito pure sotto l'aspetto psicologico, magari pensavamo che di avere uno squadrone, uno squadrone non siamo, siamo una squadra che cerca di giocare la palla, a noi interessa nella società far crescere i ragazzi e insegnargli il modo giusto di giocare a calcio. Mi dispiace che in questo paese veniamo sempre dipinti in modo diverso, perché giustamente siamo gli ultimi arrivati, se un mio giocatore subisce un fallo di reazione non avendo commesso fallo viene poi tacciato da tutti come colui che ha animato gli animi, un arbitro sera avrebbe buttato fuori almeno tutti e 2 ragazzi, voglio dire. Comunque si trattava di un derby di una stracittadina, un po' di nervosismo era accettabile. No, il nervosismo secondo me è stato causato anche dalle scelte dell'arbitro, onestamente, noi entriamo per fare calcio e giocare a calcio, non ci interessa fare... Parliamo di partita mister, gli schemi hanno funzionato? Dire che gli schemi... Il modulo di tattico anche? No, abbiamo perso 5-0, quindi non ha funzionato niente. A giudicare dalle numerose occasioni da rete, sia nel primo tempo che nella ripresa, fino all'ultimo istante. Ma io ti dico che non possiamo commentare positivamente una prestazione che è finita 5-0. È chiaro che dobbiamo lavorare e migliorare su tanti aspetti, anche il fatto di nervosirsi, perché ci sta che spesso e volentieri troveremo arbitri alla prima esperienza, spesso e volentieri troveremo arbitri non all'altezza, e non dobbiamo perdere la testa, dobbiamo cercare in ogni caso di cercare di giocare, anche perché l'arbitro era lo stesso per tutte e 2 le squadre, quindi potevamo avere noi il rigore inventato potenzialmente, è capitato che ce l'hanno avuto la calcistica, bravi loro, è giusto che loro festeggi. Atleticamente la squadra ha risposto bene? Sì, rispetto all'anno scorso quest'anno abbiamo almeno la possibilità di allenarci in questo campo, l'anno scorso spesso e volentieri perdevamo le partite in casa perché c'erano gli amatori la domenica mattina a tavolino, quindi pensa tu, un po' di un miglioramento sotto questo aspetto l'abbiamo avuto e si vede. Mister Nunzio Manti, partita tranquilla, in discesa, o avete sofferto qualche cosa?
Ma tanto tranquilla no, perché comunque sapevamo che loro erano una buona squadra, li avevo visti giocare in settimana e mi avevano fatto una buona impressione. Infatti io avevo detto ai ragazzi di stare molto attenti perché comunque giocavano bene, palleggiavano bene e comunque creavano situazioni di gioco con tutti gli effettivi. E quindi erano molto pericolosi, però tutto sommato i miei hanno fatto una buona partita e diciamo che già era quasi chiusa nel primo tempo, poi infatti non abbiamo rischiato quasi nulla, forse i miei portieri non hanno fatto nemmeno una parata. E mi dispiace che qualche mio ragazzo ha protestato più del dovuto e ha creato situazioni che non sono belle da vedere. Ma si trattava di una stracittadina, era un derby acceso. Sì, ma è vero, era un derby, però la partita sempre 3 punti vale se la vinci, quindi va bene sentirla, diciamo tra virgolette, però non più del dovuto. Infatti non sono cose belle, voglio dire, da vedere quando due ragazzi che magari poi dopo qualche ora escono insieme oppure vanno a scuola insieme e magari litigare, quindi non è bello. Un sano agonismo ci può pure stare. Sì, quello sì, infatti è giusto, voglio dire, è giusto magari, come si dice, entrare duri su ogni un pallone, essere decisi, cattivi, però... Il bomber quest'anno si chiama Lori. Sì, ha iniziato bene, io l'ho anche oggi responsabilizzato con la fascia di capitano, speriamo che continui così e magari faccia anche meglio dell'anno scorso. Prossimo turno? Giochiamo mercoledì col Giare. Dottore Giuseppe Maghera, preparatore atletico in compagnia di Mili. Buonasera a tutti. Buonasera. Commentiamo questa partita. Penso che dal punto di vista tecnico-tattico ci sia poco da analizzare, voglio dire, perché indipendentemente se ci possono essere stati degli errori da parte dell'arbitro, forse sicuramente quello non c'era fuori gioco sul terzo gol, forse il secondo rigore poteva essere non dato, ma indipendentemente da questo non è che abbiamo mai subito nulla, abbiamo avuto il dominio del gioco, abbiamo creato varie situazioni, abbiamo colpito uno o due traversi, tre legni, quindi penso che ci sia poco da discutere, voglio dire. Poi ci possono stare i calci d'angolo, i calci piazzati, le punizioni, le rimesse laterali, qualche pressing. Sì, questo sì, voglio dire, fa parte di una partita, però fondamentalmente i portieri non sono mai stati impegnati, al di là di una punizione che ricordo io nel primo tempo dalla tre quarti, nulla di che, voglio dire, vittoria netta meritata. Niente, è stata una partita che mi è piaciuta molto, anche sulla fase tecnica dei ragazzi, hanno giocato molto bene. Quelle risse sono state molto belle, soprattutto per i genitori sopra, però questo è il calcio e ci possono stare. Sì.